Buongiorno ragazzi, sono a casa di Franz con il signor Franz e Fiona Ciagalli per registrare un video costosissimo, asterisco costoso. È una serie di video in realtà che volevo girare da un po' di tempo, dove confronto le cose normali, economiche, con le cose estremamente costose per capire che veramente che la differenza che c'è qua. Ma perché? Marcello, ma c'hai i soldi per comprare cose costose? No! No! Infatti questo video è in collaborazione con PayPal ed è proprio con PayPal che noi ci scambieremo i soldi perché le cose costose ok, però ce le dividiamo. Esatto. Cioè non è che offre niente, capito? Quindi oggi si parla di carbonara. Sono qua per fare la carbonara più economica, cioè quella fatta in casa. Franz domani mi porterà ai Castelli Romani e là ci compreremo una carbonara di media fascia dai 6 ai 10 euro di fascia media. E poi domani sera ho prenotato alla Pergola, l'unico ristorante a Roma a 3 stelle. La specialità della Pergola sono i fagottelli alla carbonara, della carbonara più costosa di Roma, 56 euro di carbonara. Iniziamo a cucinare. Franz, che è stata una discarica però. Perché mi hai invitato qua a cucinare? Era meglio. Sto sistemando casa. Mettiamo l'acqua a bollire. Non ne facciamo tantissima. Franz ha solo due uova. Solo per l'assaggio. Acceniamo i gas. Il coperchio. Là non funziona il piano, quindi facciamo così. Soffriggiamo sto guanciale. Devo tagliarlo io? Bravissimo. Sbaglio, abbiamo poco guanciale, Fra? No, perfetto. Va bene? Vai. Anti-orario. Lascialo, mollalo. Ok. Ah, uno. Aspetta, solo il rosso di questo. Ha ragione. Vabbè, no, non voglio buttarlo bianco. Di solito non faccio così, di solito ci faccio le meringhe. Vai. In realtà si aggiunge già adesso un po' di pecorino. Presi tutti. Basta. E la madonna. Però quanto ci hai messo? E il pepe? Il pepe alla fine. Scusa, guarda che tecnica. C'ho le penne rigate. Spaghetti. Ma i spaghetti no. Spaghetti alla carbonara? Sei sicuro? O rigatoni e spaghetti, non c'è motore a decidere. Non li abbiamo entrambi. Io di solito non metto il sale nella pasta. La gente ce lo vuole, ce lo volete? Sì, ma che c'è? Il sale di melaglia. Non dirlo a Bressanini. No. Me l'ha dato mia madre, non l'ho mai usato. La pasta è stata buttata. Una volta pronta, si scola. Si prende un po' di acqua di cottura, si mette da parte. Si fa mantecare la pasta nella padella col guanciale. Metti l'uovo. Devi assicurarti che l'uovo non sia né moccioloso, quindi crudo, né grumoso, quindi troppo cotto. Deve essere cremoso. A piacere aggiungi pepe e altro pecorino se lo vuoi. Puristi, non mi rompete. Papà, non buttare tutta l'acqua di cottura. Dammi un bicchierino, va? No, lasciala dentro la ventola. Tanto poi mi schiudo una ventola. Siamo pronti? Mi sembra guarda bene così. No, perché sennò la sugna non scende tutta, capito? Troppa acqua più che altro. Maestro, guardi qua. Allora, ho fatto degli errori. Poco guanciale. È tanta pasta? Basta. Dire tanta pasta o poco condimento sono due sinonimi. No, perché per un piatto normale una fetta di guanciale va bene. Troppa pasta, allora. Più guanciale uguale più grasso uguale più sapore. Perché ci metti il gomitone nella carbonara? Per dare sapore. Ok. In realtà la carbonara si fa col bacon. Cioè, la carbonara l'hanno portata gli americani durante la seconda guerra mondiale. Allora, io le uova le ho pagate, mi pare 1,60€ diviso 2. 80 centesimi. Più metà pacco di pasta, altri 50 centesimi. 30 grammi di guanciale. Ciao. 1,50€ di guanciale. E il pecorino? Quasi tutta una busta intera. Quanto è? 5 euro di carbonara? 4 euro forse. 4 euro di carbonara. Passiamo per una di fascia media, quella che c'è da un ristorante normale. Domani mi porto la fraschetta. Perché dici sempre la fraschetta? Ha una fraschetta. Quante ce ne stanno? E tu quindi... dici a un ristorante o al ristorante? Mi ha fregato. La fraschetta. Per mangiare questa carbonara di fascia media, quella carbonara che trovi al ristorante qualunque a Roma o dintorni, siamo qua ai Castelli Romani. Potevo portarvi da Ivo a Trastevere, potevo portarvi da Felice a Testaccio, e invece Franz ha detto ma andiamo ai Castelli perché Franz è così. E ha più senso per questo esperimento perché andiamo in un ristorante qualunque e vediamo che carbonara ci arriva. Io farei un misto di antipaste. Misto di antipaste, ok. E poi mi pio la carbonara perché rigatoni. Cosa hai fatto? Qua la carbonara costa 7,50€. Diciamo, nei ristoranti quelli famosi per essere buoni paghi un po' di più. Una molto buona si trova a tavolo 27. E là fanno una matriciana spettacolare: carbonara, gricia, cacio e pepe, tutte le varianti delle paste romane. E il pacco è pasta all'uovo, quindi non lo sapevo. Carbonata arrivata? Carbonata. Carbonara arrivata. La porzione mi sembra un pochino piccola. Di solito te ne davo di più. Non sono rigatoni, perché oggi avevano solamente i paccheri. In compenso sono fatti in casa, sono freschi. Assaggiare uno, Franz. Anch'io assaggio. Ce l'hai. Molto buono. Provo. È stranamente una delle carbonare più buone che abbiamo mangiato. Cioè, non so come mai. Il guanciale, quello tira fuori molta sugna. È un buon segno, buono. Vai, anticipo io. Pranzo terminato. Era veramente molto buono. Mi ha stupito. Tavolo 24. Franz ha speso 42,50€. A pranzo anticipa lui. A cena anticiperò io. E poi a fine giornata faremo i conti e ci rimborseremo.
Recensione carbonara in pedalò. Nella media delle carbonare buone che trovate a Roma. Molto sugnosa, vuol dire tanto grasso. Dai, cambiamo. 7,5€, un prezzo validissimo per quel piatto. Piccolo ma molto riempiente, perché anche i pacchi erano belli tosti. Com'è che era la pasta riempiente? Riempiente, non è un termine tecnico? Che figata. Stasera invece li porto da Heinz Beck, La Pergola, l'unico ristorante stellato a 3 stelle a Roma. Io ho ricercato quale fosse la carbonara più costosa a Roma e ho trovato che Heinz Beck, il suo piatto forte, sono proprio i fagottelli e la carbonara. Oltre ai fagottelli devi prendere anche altre cose, quindi non so quale sarà il... E ci viene in aiuto per fare questo video PayPal, perché andare alla Pergola non è una cosa da tutti, e sarà proprio PayPal che utilizzeremo. Pedala, non PayPal, devi pedalare. Pedala. Non pedala. Non stavi pedalando? Fermo. Non stavo pedalando. Ma stavo a fare un mazzo. Avevo solo appoggiato i piedi sulle... Per rimborsarti stasera, o tu rimborsare me, utilizzerai PayPal, che da poco ti permette di rimborsarmi senza pagare commissioni anche attraverso la carta di credito collegata al conto. Prima non era così. Spiegando meglio, fra account PayPal all'interno dell'Unione Europea, i pagamenti in euro non hanno più commissioni, neanche quelli pagati con carta di credito collegata al conto. Se non ho l'account mi arriva una mail che mi dice: Marcello, Franz ti sta pagando, ho 10 giorni per attivare l'account. E a quel punto ricevo il denaro, altrimenti i soldi torneranno al mittente. Bravo, vero? A mostra appena là, maledetto! Comunque, i miei giudizi la carbonara sono molto vaghi, perché io sono dell'idea che la cucina va approcciata in questo modo. Ma che in maniera... No, tu sei tu perché non ci capisci niente. No, no. Nono piano, La Pergola, terrazza degli aranci. Signore, signore, accomodiamo Ostilosta. Ah, siamo no. Dei troglodoti. Marcello, scegli la famiglia per piacere. La fici. Qua abbiamo detto il tartufo, giusto? Sì, c'è anche il raviolo con dentro la carbonara. È pazzesco. Io lì sicuramente li prendo loro. Io ho ordinato i miei fagottelli, sono contento. Hanno dentro la carbonara e sono la specialità dello chef. Cosa ha detto? Inizia di lattuga. Ed è veramente buono. Hanno detto di rispettare la tradizione italiana e mangiare pane, sale e olio. Ah, questo è il tonno? Sì. Mandorla, fiocchi di mais, questo classico, la carbonara tutta all'interno, maciniamo un po' di pepe. Il consiglio che diamo è quello di usare il cucchiaio. Ok. Non devi dare appunto la rottura. Certo. Prego. Ma una così a secco l'hai presa? No, è fenomenale, sono veramente buoni. Stanno arrivando i dolci. Che c'ha la coperta? Ma è un marshmallow questo qua. Tu la senti magia. Guardate chi è venuto a trovarci direttamente, lo chef Heinz Beck. Ciao Fiona. Ci dica qualcosa in più sui fagottini, perché li abbiamo presi. Ma li hai apprezzato? Assolutamente, erano fantastici. A questo punto non c'è più niente da dire. Ok, siamo in bagno, nel bagno degli uomini, per fare il... Turino. No, per fare il resoconto del piatto. Menù totale finale 690€, 640 più mancia di 50€ in contanti gliel'ho messa. Fiona, resoconto? Grazie Marcello, è stata una cena fantastica, ti meriti... Bacino, grazie. Dividiamoci il conto, siamo qua apposta, con PayPal, lo stiamo facendo apposta. Franz? Quindi che fate, mi pagate? Ancora, basta.